responsabile organizzativo federale Roberto Calderoli. Ciao Pontida, ciao Bergen, ciao Lombardi, ciao Veneti, piemontesi, emiliani. Ho grippato la voce. Ho voluto salutarvi tutti perché nel progetto che parte oggi non ci sarà solo Lombardia, Veneto, Piemonte, ma dovranno esserci tutti i popoli che creano e costituiscono la Padania, tutti! Io volevo ringraziarvi per essere qui oggi. Siamo più di 25.000 e essere qua con questo tempo, con questa temperatura, grazie, perché avete un cuore d'oro. E un cuore d'oro che voglio ringraziare è quello di tutti i militanti, grazie al cui lavoro e grazie al cui coraggio siamo finalmente usciti dal tunnel in cui ci siamo infilati un anno fa, e ne siamo usciti con una grande vittoria politica. Qualcuno si sarà magari lamentato del numero dei voti alle politiche, ma i voti non solo si contano, si pesano, e quello che era più importante era la conquista di un risultato politico. E la conquista della Regione Lombardia non è un'amministrazione regionale in più, è il presupposto per creare la macro regione del nord, quello per cui siamo nati. Oggi è la Pontida del territorio, quella della macro regione. Io aggiungerei come slogan: dalle parole ai fatti. Sentivo anche il Matteo prima dire: dobbiamo realizzare concretamente le cose. Quegli slogan vanno tradotti in fatti, è quello che oggi con questa mozione cercheremo di realizzare. Una mozione che impegna i tre governatori delle tre regioni, tutto il movimento, ogni sindaco, ogni eletto nelle istituzioni, e di cui andrò a darvi una lettura. Le risorse che i cittadini del nord versano attraverso tributi diretti e indiretti superano di gran lunga quelle che lo Stato destina ai medesimi territori. 12 regioni versano di più di quello che ricevono, 8 ricevono molto di più, casualmente quelle del nord sono tutte in quelle che versano di più, e quelle che ricevono di più sono invece tutte nel centro e sud d'Italia. La mancata attuazione del federalismo fiscale ha fatto sì che comuni, province e regioni non virtuosi ricevano paradossalmente di più di quelli virtuosi. Questo è veramente cornuti e mazziati. Il federalismo fiscale diceva: le risorse restano sul territorio che le ha prodotte, e in base ai costi e fabbisogni standard doveva andare più risorse alle realtà virtuose. Grazie a Monti e al blocco che ha fatto del federalismo fiscale è accaduto esattamente il contrario. Di più, il patto di stabilità interno impedisce agli enti virtuosi di utilizzare le proprie risorse e conseguentemente di pagare le imprese per la fornitura di beni e servizi a loro favore. Conseguentemente di pagare le imprese per la loro fornitura. E mi viene in mente il funerale che c'è stato ieri a Civitavecchia Marche, dove 3 persone si sono suicidate perché non erano più in grado di sostenere il peso della crisi. I mancati pagamenti di cui sopra hanno prodotto fallimenti, chiusure o difficoltà delle aziende creditrici della pubblica amministrazione,
e conseguentemente calo del PIL e del gettito fiscale relativo. Il governo Monti, anziché ridurre la spesa pubblica e rilanciare l'economia, ha inopinatamente incrementato la pressione fiscale diretta ed indiretta con ulteriore peggioramento della crisi. È una cosa sconcertante l'aver avuto un governo che doveva rimettere a posto i conti pubblici e rilanciare l'economia. I conti pubblici sono più sballati di prima e ha messo in braghe di tela sia le famiglie che le imprese. Il dato dell'ultimo quadrimestre del 2012 è che la pressione fiscale è al 52%. Se uno ci aggiunge le tasse indirette, quel numero si avvicina al 75%. Mi spiegate voi come diavolo facciamo andare avanti? Questo ci vuol togliere anche le braghe di tela, perché nel prossimo semestre sta arrivando l'IMU, che viene mantenuta dopo che noi l'avevamo tolta sulla prima casa. Arriva la TARSU, una tassa che dicono essere per i comuni, per i rifiuti e i servizi, e invece ancora una volta lo Stato si frega una parte. Solo a Bergamo i cittadini pagheranno 2 milioni di euro in più che andranno al governo centrale. A livello del governo centrale mandiamoci i rifiuti, non i 2 milioni in più di Bergamo e di tutti gli altri. E quindi con questa mozione impegniamo i governatori di Lombardia, Piemonte e Veneto, che si impegnano solennemente a 1. Rinegoziare entro il 31/12/2013 con il governo il patto di stabilità interno, il fiscal compact e i livelli di pressione fiscale. Non è complicato, sapete, c'è una regola che da sempre mi suggeriva Giorgetti, stavo per dire saggio ma non glielo dico, se no si offende, che comuni, province e regioni, quelli che hanno l'equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese, con le proprie risorse possono fare quello che vogliono, altro che non pagare i creditori. 2. Se il governo dovesse dire di no, superare autonomamente i vincoli imposti da Roma e sostenere anche reciprocamente e con ogni iniziativa i pagamenti dei debiti dei comuni e province virtuosi nei confronti delle imprese. Facciamo da soli. A me è piaciuto molto l'intervento che ha fatto l'altro ieri il governatore Maroni, dove ha messo in pista la sua Finlombarda, e credo che ve ne parlerà negli interventi successivi, per riuscire a sostenere i comuni nel pagamento delle aziende che hanno dei crediti nei loro confronti. 3. Impegno, costituire la macro regione del nord, mettendo in essere le intese di cui al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Far capire ben chiaro a tutti che la macro regione, attraverso quelle intese, la si può fare a Costituzione vigente, e quindi si può fare, non si può, si deve fare subito. Oggi abbiamo i 3 nostri governatori, a cui io penso già nella seconda metà di aprile, quando andrà al voto, si aggiungerà anche il Friuli, perché noi andiamo a vincere in Friuli e sono certo che ce la faremo. Intraprendere ogni iniziativa finalizzata a garantire che almeno il 75% delle risorse del gettito tributario prodotto in ciascuna delle 3 regioni resti sul proprio territorio, a ridurre la pressione fiscale relativa ai tributi e alle compartecipazioni di propria competenza. Non credo ci sia più nulla da aggiungere sul 75%, ma l'avere quelle risorse vuol dire andare a rivedere tutte le proprie tasse, le proprie pressioni fiscali che anche la regione determina,
Io ho ancora il sogno che nelle nostre regioni, dopo aver acquisito il 75%, si possa abolire l'IMU, togliere il bollo dell'auto, togliere i ticket sulla sanità, togliere l'addizionale IRPEF, perché se abbiamo il 75% dell'addizionale non dobbiamo più andare a cercare nulla ai nostri cittadini. E questo l'impegno che hanno i nostri governatori, e a loro chiediamo anche l'impegno per effettuare i referendum attraverso i quali il popolo possa sancire la macro regione del nord. Facciamo sentire forte a Roma che siamo più di 20 milioni che vogliono questa libertà. Ma non basta impegnare i nostri governatori, dobbiamo impegnare noi stessi. E quindi si impegnano i sindaci e la Lega Nord a sostenere con ogni strumento l'operato dei tre governatori. Qualcuno si sarà chiesto il motivo di tutti questi scatoloni che ci sono di fianco al palco. Qui dentro ci sono le firme che questa settimana andremo a depositare al Senato della Repubblica, probabilmente giovedì mattina, e che abbiamo raccolto. Qui dentro ci sono le firme a sostegno della macro regione del nord e del 75% delle tasse. Ne abbiamo raccolte 400.000, e tanti di voi sono stati a gazebo con quel lavoro di raccolta. La legge ne prevede 50.000, queste sono le 60.000, ne ho messe 10.000 in più per sicurezza, che porteremo, e chi vorrà venire con noi vada al gazebo che c'è dei giovani padani, dove potrà rilasciare il proprio nominativo, e tutti quelli che vorranno venire ad accompagnare queste firme e questa richiesta di libertà verranno con noi a depositare le firme. Ma è andata via la voce, se no arrivavamo anche in Emilia. Ma per me bisogna arrivare anche alla Liguria, anche al Trentino e a tutti gli altri. Ora lascio la mozione, perché ora arriveranno i governatori. Il primo è quello del Piemonte, e verranno accompagnati anche dai loro consiglieri, poi ci sarà il Veneto e infine i nuovi eletti in Lombardia. Io vi lascio questa mozione, che verrà poi distribuita anche alla stampa, in modo che conoscano quello che la Lega, partendo da Pontida, andrà a chiedere e rivendicare. Vi do un abbraccio grande, 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 grazie ancora, perché siete veramente dei leoni. Ancora un saluto a Roberto Calderoli!